Bentrovati al primo appuntamento dell'agenda del santuario del mese di dicembre e bentrovate e ben ritornata nei nostri studi a Marianna dell'Ufficio Accoglienza Pellegrini. Ciao Marianna, grazie per essere qui. E Grazie a te, Leo. ci siamo addentrati nel tempo di avvento, dunque abbiamo già raccontato la scorsa settimana delle iniziative in programma nel santuario di Padre Pio in questo tempo forte di preparazione alla nascita del Signore. Possiamo dire, Marianna, di aver già tagliato il primo traguardo, idealmente, perché oggi, giovedì 7 dicembre, siamo alla vigilia di una grande solennità, la solennità dell'Immacolata Concezione. Come ogni anno, ecco, i frati hanno deciso di rendere omaggio alla Mamma Celeste con un ricco programma di appuntamenti. Certo, come abbiamo già anticipato, dallo scorso 29 novembre è in corso la novena in preparazione alla festa dell'Immacolata Concezione. Termina proprio oggi con la celebrazione delle ore 18, presieduta da Padre Francesco Ruffato del Santuario di Laverna. Al termine della celebrazione, il provinciale Padre Francesco Di Leo inaugurerà il famoso presepe, insomma, di cui abbiamo parlato tante volte, che è posto sul piazzale della chiesa di Santa Maria delle Grazie. Quindi ci sarà la cerimonia di benedizione e di inaugurazione del presepe. Ricordiamo che ricorrono sempre gli 800 anni dal primo presepe e quindi è un. Quest'anno i frati, possiamo dire, hanno davvero dato il meglio di loro, perché Padre Rinaldo, lo abbiamo raccontato, ecco, è stato anche qui nei nostri studi, ci ha preparato delle sorprese che poi nel corso dei giorni in preparazione a Natale scopriremo insieme sicuramente. Certo, sarà un presepe vivente per alcuni giorni, quindi Esatto. tante sorprese. E domani, invece, venerdì 8 dicembre, giorno della festa dell'Immacolata Concezione, come sempre le celebrazioni saranno agli orari festivi e ovviamente anche con una certa solennità, dato appunto l'appuntamento liturgico. E focalizziamo anche l'attenzione, Mariana, dopo Sì. la celebrazione delle 11:30. Allora, le celebrazioni principali solenni sono quella delle ore 11:30 nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, presieduta da Padre Aldo Broccato. Al termine della celebrazione ci sarà il consueto omaggio floreale alla Madonna posta ai piedi della Via Crucis, per cui ci sarà questa processione sul sagrato della chiesa di Santa Maria delle Grazie e la deposizione del mazzo di fiori. Altra celebrazione solenne, quasi a conclusione della giornata, è quella delle ore 18, presieduta da Padre Rinaldo Totaro. E sono appuntamenti importanti, come dicevamo, che segnano, ecco, la prima milestone, il primo punto fermo dell'avvento. E tu, Marianna, giustamente hai citato anche colui il quale ha accompagnato i presenti alle celebrazioni vespertine, ma anche ovviamente i nostri telespettatori a questa solennità, che è Padre Francesco Ruffato del Santuario della Verna. Hai ricordato anche ovviamente l'anniversario importante del presepe di Greccio, gli 800 anni, ma ricordiamo anche che la novena in preparazione all'Immacolata Concezione è cominciata il 29 novembre, giorno in cui si è ricordato gli 800 anni Sì, della regola regola bollata, bollata, ed è stato un certo. anniversario importante anche questo. Ne abbiamo avuto modo di parlare anche nel nostro programma quotidiano Just Today, con le parole anche di Fra Maurizio Placentino per conto del Ministro Generale. Noi in questo spazio vogliamo farvi ascoltare un breve stralcio della riflessione proprio di Padre Francesco Ruffato, pronunciata il primo giorno della novena in preparazione all'Immacolata. Ascoltiamo insieme. Anche la Beata Vergine Maria ha vissuto una spogliazione. Al momento dell'Annunciazione, pronunciando il suo sì, Maria si è lasciata progettare da Dio, non ha portato avanti i suoi progetti. Nella sua vita la volontà del Signore ha trovato spazio per realizzarsi. Maria non ha anteposto nulla al piano di Dio, ma si è abbandonata totalmente, ha creduto nella parola del Signore. Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Come affermava San Giovanni Paolo II, credere vuol dire abbandonarsi alla volontà della parola del Dio vivo, sapendo e riconoscendo umilmente quanto sono misteriosi i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie. Maria, che per l'eterna volontà dell'Altissimo si è trovata, si può dire, al centro di quelle inaccessibili vie e di quei giudizi misteriosi di Dio,
vi si conforma nella penombra della fede, accettando pienamente e con cuore aperto tutto ciò che è disposto nel disegno divino. Come abbiamo detto all'inizio, oggi ricordiamo anche l'ottavo centenario dell'approvazione della regola che San Francesco donò ai suoi frati e che si apre con queste parole: la regola e la vita dei frati minori è questa, cioè osservare il Santo Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo. Per San Francesco di Assisi il Vangelo è vita. Seguire Cristo significa conformarsi al suo Vangelo. Questo è il progetto di vita di ogni frate, ma possiamo affermare che questo vale per ogni credente, per ogni battezzato. Carissimi fratelli e sorelle, a ciascuno di noi è stato affidato il compito di annunciare il Vangelo, di portare all'uomo del nostro tempo la parola che salva, che ravviva la speranza nei cuori, che dona la pace. Chiediamo alla Beata Vergine Maria, nel cui grembo purissimo si è fatto carne il Verbo di Dio, di aiutarci a fare del Vangelo la nostra regola di vita. Il suo esempio sia per noi un forte invito a spogliarci di tutto ciò che monopolizza il nostro cuore e la nostra vita, affinché ogni azione, ogni scelta, ogni nostro progetto, ogni relazione che viviamo abbiano come fonte di ispirazione l'esempio di vita che Gesù ci ha lasciato. E dunque Fra Francesco Ruffato del Santuario della Verna ci ha accompagnati in questo itinerario in preparazione alla solennità dell'Immacolata Concezione che celebreremo domani. Però Marianna, dobbiamo anche sottolineare il fatto che nel corso del tempo di Avvento i frati il sabato sera hanno deciso di accendere idealmente queste candele che simboleggiano appunto il progredire delle settimane, sì, in preparazione alla nascita di Gesù, con un momento molto particolare. Sì, ogni sabato alle ore 20:45 ci sarà il rito del lucernario con a seguire il Santo Rosario. Quindi ogni sabato assisteremo all'accensione di un cero che verrà poi posto sull'altare e che terminerà proprio con l'ultima domenica di Avvento. Saranno 4 i ceri poi da accendere. Esatto, stiamo vedendo anche delle immagini relative alla prima accensione, ecco, al primo rito del lucernario di questo tempo di Avvento del 2023, di sabato scorso, 2 sì, dicembre, una liturgia che è cominciata al buio, ecco, proprio a simboleggiare ancora di più la forza e la potenza del simbolo della fiamma che Fra Aldo Broccato ha presieduto. Dunque un momento molto bello, molto significativo, che ovviamente vi invitiamo a vivere insieme a noi e anche in presenza, magari, ecco, per chi può recarsi qui a San Giovanni Rotondo nelle prossime settimane, per prepararsi ancora meglio al tempo della nascita del Signore. Ecco le immagini, come dicevamo, relative a sabato scorso e l'accensione della prima candela di Avvento da parte del rettore del santuario, Fra Aldo Broccato. E a proposito, ecco, di questo momento così bello, così importante e così significativo, vogliamo allora ascoltare ciò che ha detto Padre Aldo, mentre ricordiamo anche che a seguire del rito del lucernario c'è la tradizionale preghiera del Rosario. Sì, esatto. Sì. Allora ascoltiamo le parole di Padre Aldo. Fratelli e sorelle, già questa sera con la celebrazione eucaristica e in particolare adesso con questo rito, con questo lucernario, ci introduciamo nel tempo di Avvento, il tempo che, come tutti sappiamo, ci prepara a celebrare il Natale del Signore. Normalmente il tempo di Avvento è visto come un cammino verso la luce. Evidentemente perché il Natale per noi rappresenta la luce che è venuta nel mondo attraverso Cristo, Verbo incarnato. Ebbene, proprio nel momento in cui forse la stessa natura ci priva della luce, le giornate diventano più corte, quindi il buio sembra prendere il sopravvento verso la luce,
La liturgia ci fa percorrere questo itinerario verso la luce di Cristo, quella luce che contempleremo nel massimo del suo splendore nella notte santa. E allora, con questo piccolo rito, abbiamo voluto iniziare proprio questo cammino, che settimana per settimana, possiamo dire, segnerà il passo di questo percorso che dobbiamo compiere per andare incontro a colui che viene. In effetti sembra quasi che noi ci portiamo verso Cristo, ma in fondo è Lui che viene verso di noi ed è Lui che viene a portarci quella luce che certamente deve diradare le tenebre, soprattutto le tenebre della nostra luce interiore, molte volte create dal peccato. E come abbiamo avuto modo di dire, dunque il rito del lucernario ci accompagnerà verso il Natale del Signore che sarà scandito appunto dall'accensione delle quattro candele che simboleggiano le domeniche di Avvento. Adesso Mariana ci fermiamo per la pubblicità, cari amici, rimanete con noi, pochi istanti di pausa e poi ancora insieme. Eccoci ritornati ancora insieme, dunque stiamo ripercorrendo i primi passi del cammino di Avvento nel santuario di Padre Pio, grazie a Marianna. Vogliamo fare un altro salto indietro, abbiamo visto ciò che è accaduto sabato sera con l'accensione appunto della prima candela della prima domenica di Avvento. Sabato mattina invece c'è stato un appuntamento molto importante all'interno del santuario di Padre Pio, Marianna. Sì, alle ore 11.30 Monsignor Franco Moscone ha presieduto una celebrazione per ricordare un evento importante, praticamente la benedizione di un pozzo in Africa, in Costa d'Avorio, dedicato proprio a San Pio. Quindi l'associazione Ti Porto in Africa ha appunto contribuito alla creazione di questo pozzo intitolandolo a San Pio, una bellissima iniziativa. E hanno voluto ovviamente rendere omaggio al santo che ovviamente a cui il pozzo è intitolato, attraverso anche la presenza dell'arcivescovo di Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo, Padre Franco Moscone. Abbiamo avuto tra l'altro anche la possibilità di ascoltare i promotori dell'iniziativa nel corso del nostro programma quotidiano. Noi qui in questo spazio vi facciamo ascoltare le parole che Padre Franco ha dedicato proprio per questo pozzo in terra d'Africa. Ascoltiamo. Mi rivolgo velocemente ai fratelli e alle sorelle dell'associazione E Ti Porto in Africa. Ho citato non a caso il bicchiere d'acqua fresca data nel nome di Gesù, perché so che, e me l'avete anche fatto conoscere attraverso immagini e fotografie, del vostro impegno a servizio di quel continente nelle zone più povere, la costruzione di pozzi per l'acqua. Se un bicchiere d'acqua fresca avrà ricompensa, pensiamo che ricompensa potrà avere un pozzo. È illimitato il rapporto, è un'infinità di bicchieri d'acqua offerti per la vita e quindi è l'infinità della ricompensa e della grazia di Dio. Siete come associazioni costruttori di pozzi, scavatori di pozzi, ma il pozzo è anche immagine e icona di un'altra realtà, fisicamente è dono, è necessario perché ci sia sviluppo di vita, di civiltà, di popolo, di paese, di città, ma è anche segno della ricerca di ciò che conta, di andare in profondità alle cose della vita, ai pensieri, ai sentimenti, lasciando che raggiungendo quel punto fondante si trovi Dio che al cuore parla e il cuore mette in azioni per relazioni pulite, vere, autentiche, che danno vita e sviluppano fraternità a livello personale, di società, di popoli e del mondo intero. Sappiamo allora andare in profondità, essere scavatori di pozzi fisicamente come dono a chi non ha e spiritualmente come realtà della nostra vita che non si accontenta del superficiale ma va fino in fondo, fin là dove Dio parla, dove Dio agisce e dove Dio ci mette in relazione gli uni con gli altri.
sappiamo essere, e la vostra associazione ci inviti e ce lo dica, scavatori di pozzi e costruttori di ponti tra le relazioni personali e le relazioni sociali e le relazioni internazionali. Portare in Africa significa costruire ponti di verità e di relazione tra i nostri continenti, significa costruire ponti di solidarietà e di vita, significa mettere freno a tutte le forme di violenza, di disagio, di povertà, di guerre e di fuga da quei territori. Ecco, quest'oggi, attraverso la vostra presenza e ascoltando il testo del libro di Daniele, è bello riconoscere questo passaggio ultimo che dice compimento, però, e che viene dal cuore di Dio. L'invito ad essere missionari ovunque, come scavatori di pozzi e costruttori di ponti. E a proposito di ponti, di popoli, Marianna, ecco, noi stiamo raccontando ormai dall'inizio, ecco, della nostra collaborazione, potremmo definirla così, di questo grande afflusso di popoli qui a San Giovanni Rotondo, e nonostante la bassa stagione, come viene definita, continuano ad esserci gruppi provenienti da ogni parte del mondo. Dici bene, Leo, perché proprio in maniera inaspettata, anche in questo periodo invernale, insomma, ci siamo nell'inverno, eppure tanta gente continua a venire a San Giovanni Rotondo, tanti gruppi. Infatti molti sono stati i gruppi italiani, ma anche tanti gruppi esteri. Addirittura abbiamo avuto un gruppo delle Filippine davvero numeroso, che poi è diviso in due gruppi, sì, per farci effetti. Il saluto, vedremo successivamente. Abbiamo avuto un gruppo dall'Ucraina, un gruppo dagli Stati Uniti provenienti dal Ghana, quindi tanti gruppi e tanti che hanno voluto condividere con noi la loro esperienza qui a San Giovanni Rotondo. E ce ne sono anche tanti che non l'hanno voluto fare, lo dobbiamo anche dire. Quindi non ci limitiamo solo a quelli che vediamo, ma ce ne sono in merito anche tanti a questo, altri. Insomma, grazie anche alle nostre guide dell'Ufficio Pellegrinaggi, che ci aiutano di volta in volta a coinvolgere i gruppi e quindi a renderli anche presenti qui con noi. E noi siamo contenti di condividere con i nostri telespettatori anche le esperienze di questi gruppi provenienti da diverse parti del mondo. Partiamo allora con un gruppo proprio dell'Ucraina, Marianna, cari amici, che hanno voluto al termine della loro celebrazione inviarci un saluto. Sì, lodato Gesù Cristo. E adesso siamo qua a Padre Pio, proprio a casa di Padre Pio, perché Padre Pio prega per noi tutti. Qua sono presenti gli ucraini che sono venuti da Repubblica Ceca per pregare, per chiedere proprio pace, che dobbiamo avere proprio nella nostra Ucraina, che soffre, che adesso ognuno di noi cerca proprio chiedere a tutti i santi del mondo, e in questo modo adesso siamo venuti per pregare, parlare con Padre Pio, che aiuta proprio il nostro popolo. E così noi diciamo tutti insieme: Slava Ukraini! Slava Ukraini! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Gloria Ucraina a tutti i santi e gloria sempre. E questo è il saluto del gruppo dell'Ucraina. Abbiamo detto anche, Marianna, prima di un gruppo proveniente dagli Stati Uniti. Ascoltiamo il loro saluto. So this is a group of Ghanaian communities from the United States of America, specifically from New York State and Columbus, Ohio. We are here for a 10-day pilgrimage to Italy, and part of that we are spending two nights here in San Giovanni Rotondo. We are so far very impressed. You know, Padre Pio is a big name globally. So for us to see where he lies now, and haven't had a tour of the whole shrine and sanctuary, we are very grateful to God and for all of you who have played roles for that. We come here as a top delegation, our president, our vice president, our chaplain, Father Fred, the deacon for the community in need. You know, we are 20 people here. So we come here, we carry our own intentions and petitions and that of our communities in the U.S. Ghanaian Catholic community in general, and that in particular of our two communities in Columbus, Ohio, and Bronx, New York.
My name is Deacon Martin Essiana, and Father Fred Ajima is our chaplain and our priest in charge. Grazie, grazie a questo gruppo di ghanesi residenti negli Stati Uniti. E, gli ultimi due gruppi che vogliamo, la cui esperienza vogliamo condividere con voi, vengono dalle Filippine e li vediamo insieme. Sono due brevi saluti. Hello, yeah, good evening. This is Miguel Binaza from the Philippines. We are pilgrims. This is the group from Batangas. Yes, we are here to. Hello. Okay. Hello, good evening. We are from Philippines and we are just having our Marian PB Beach here in Pandipio, of course, agreeing all our intentions and wishes in life. Thank you and God bless us all. E grazie a questo gruppo proveniente dalle Filippine, come abbiamo detto, ecco, molto numeroso, dunque abbiamo dovuto sdoppiarlo per non entravano nell'inquadratura. Assolutamente. E chiudiamo allora, Marianna, con gli appuntamenti del santuario. Abbiamo già accennato ovviamente a quelli relativi alla festa dell'Immacolata, ma ci proiettiamo anche oltre. Certo, ogni sabato sera, come abbiamo anticipato, in chiesa Santa Maria delle Grazie alle ore 20:45 il rito del lucernaio e poi la preghiera del Santo Rosario. Però da lunedì al venerdì in chiesa antica dalle 8:30 alle 17:15 c'è l'adorazione eucaristica e quindi un momento di preghiera importante al quale ognuno può fare riferimento e pregare silenziosamente in chiesa antica. La novena invece in preparazione al Santo Natale parte da venerdì 15 dicembre a sabato 23 in chiesa Santa Maria delle Grazie alle ore 18. La celebrazione eucaristica sarà predicata dai novelli diaconi, quindi fra Stefano Ricciardi, fra Claudio Ricci e fra Pietro De Simini. Invece da sabato 16 a domenica 24 dicembre alle ore 6:15 il rettore Padre Aldo Broccato terrà la novena tradizionale e la celebrazione eucaristica. Ricordiamo anche, lo facciamo in maniera molto veloce perché ci saranno anche altre iniziative all'interno del santuario. Ieri c'è stata quella dedicata ai dialoghi di pace con le scuole di San Giovanni Rotondo, ma poi nel corso anche dei prossimi giorni ci saranno anche numerosi concerti animati dai ragazzi delle scuole di San Giovanni Rotondo, come abbiamo detto anche nelle scorse settimane, Marianna, grazie all'iniziativa dei frati che hanno portato proprio il Natale all'interno delle scuole. E ora vediamo anche la grafica che ce le riassume tutte quante, noi avremo modo poi di parlarne anche nelle prossime puntate dell'agenda del santuario. Adesso però, Marianna, noi ci dobbiamo salutare perché il tempo a nostra disposizione è terminato, ci rivediamo la settimana prossima, grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. E a tutti voi un buon proseguimento.